Amici di Video Corigliano, un saluto. Ci troviamo insieme a Mimma Iannello, segretaria comprensoriale della CGIL, segretaria generale del Sindacato dei Pensionati della CGIL. Grazie innanzitutto per la sua disponibilità. Siamo qui perché 8, 9 e 10 ottobre 2007 si voterà per un referendum sugli accordi sul welfare. Allora, signora Iannello, ci spiega perché è importante votare questo referendum, a chi si rivolge? Allora, il referendum si rivolge a lavoratori pensionati e lavoratori precari. È un referendum che è stato sottoscritto il 23 luglio scorso tra governo, organizzazioni sindacali e parti sociali e affronta le tematiche previdenziali e quelle del lavoro. Sono contenuti alcuni punti particolarmente importanti che vanno a favore dei pensionati per quanto riguarda le pensioni in essere e le pensioni più basse. Infatti già a ottobre molti pensionati che si trovano all'interno di determinati parametri di reddito e di contributi stanno già prendendo un aumento, e un altro lo prenderanno il prossimo anno sulla mensilità di luglio, in quanto è stata istituita una sorta di quattordicesima, per cui molti pensionati usufruiranno di questo beneficio. È qualcosa di importante perché sono tantissimi anni che i pensionati non ricevono un qualcosa sulle loro pensioni, che si sono indebolite di valore e di potere d'acquisto nel corso degli ultimi decenni. Quindi è un punto particolarmente importante per tantissimi pensionati, soprattutto del Mezzogiorno, che si trovano ad avere un reddito particolarmente basso. Poi c'è un'altra parte particolarmente importante che si rivolge alle questioni del lavoro. Sono destinate ingenti risorse da qui al 2010 e affrontano una serie di tematiche relative al lavoro, quindi in particolare per dare centralità e valore al lavoro e per valorizzare il lavoro a tempo indeterminato. Quindi ci sono delle misure che guardano al lavoro precario, al lavoro che necessariamente serve stabilizzare. La nostra regione sa quanto c'è bisogno di questo, visto le condizioni precarie in cui versano molte realtà della nostra regione e non meno del nostro territorio, dove purtroppo è diffusa la piaga del lavoro nero, del lavoro sommerso, che molti giovani purtroppo vivono e altri sono costretti ad emigrare per evitare questi fenomeni che creano precarietà, creano malessere. Ecco appunto, precarietà, lavoro nero. Noi giovani di Video Corigliano nei giorni scorsi abbiamo proprio chiesto ad alcuni dei nostri politici, che solitamente alla domanda sul lavoro nero e il lavoro sottopagato un po' glissano, hanno questa tendenza a glissare, perché è un problema che riguarda la nostra terra, un po' tutto il sud Italia, ormai da 10 anni, e le responsabilità sono un po' da tutte le parti, anche della classe politica. Ecco, per ovviare, cosa si tenterà di fare? Qual è la linea da seguire per aiutare i nostri giovani che sempre più sono costretti ad emigrare? Ma credo che la politica e le istituzioni in particolare hanno delle grandi responsabilità, per cui si devono assumere questa che è la priorità principale della nostra regione. Ci sono tante potenzialità, ci sono tante occasioni che possono essere utilizzate. Una di queste è data ad esempio dalle risorse comunitarie per del prossimo periodo. Queste costituiscono un'ottima occasione di investimento, però è necessario che la classe politica si doti e le istituzioni locali si dotano di una programmazione capace di guardare alle vere potenzialità del territorio, e attraverso queste potenzialità poi possono essere messi in piedi progetti che guardano appunto al lavoro stabile, al lavoro sicuro e non alle furbate a cui abbiamo assistito nel corso degli anni, in cui purtroppo molte delle risorse europee sono finite soltanto per arricchire i pochi furbi che hanno, si sono mossi all'interno di queste ingenti risorse. Quindi un referendum molto allargato. Quando e dove soprattutto sarà possibile votare? Ma questo referendum costituisce una straordinaria prova di democrazia. Tantissimi lavoratori e pensionati sono coinvolti nelle nostre assemblee nel territorio del Pollino, della Sibaritide e del Tirreno. Si sono tenute 178 assemblee, ci sono 25 postazioni di votazioni che corrispondono alle strutture camerali della CGIL, ma poi ci sono tutte le altre strutture della CISL e della GUIL. È un referendum quindi unitario, di grande valore unitario,
contrario, quindi che vede unite in, a difesa quindi dei contenuti di questo accordo i lavoratori e i pensionati di CGIL, CISL e GUIL. Ci sono tante ragioni per votare, ci sono tante convenienze per dire sì a questo referendum. E per quanto riguarda i lavoratori, ad esempio, ripeto, c'è questa sforzo a valorizzare il lavoro. E non a caso vengono destinate delle misure come ad esempio quello di contrastare la precarizzazione del lavoro, la possibilità di totalizzare i periodi di lavoro precario, la garanzia che per i lavoratori precari deve essere garantito in futuro almeno il 60% della pensione, cosa che attualmente non accadrebbe perché purtroppo molti lavoratori precari si trovano ad avere una base contributiva molto bassa, quindi che non gli consentirebbe di costruire una pensione di valore. E c'è l'aumento dell'indennità di disoccupazione e della durata di disoccupazione per i lavoratori con età normale, ma soprattutto per quelli di età matura. C'è prevista l'estensione del periodo di cassa integrazione per i settori non attualmente coperti. È importante per le regioni meridionali dove non hanno dei settori particolarmente tutelati dall'indennità di cassa integrazione. C'è la possibilità di totalizzare dei periodi lavorativi per il calcolo della pensione, c'è la promozione del lavoro femminile, diverse misure guardano ad esempio alle donne e poi c'è il ragionamento legato al famoso scalone che finalmente viene abolito e viene trasformato in scalini, però di fatto c'è la possibilità di andare in pensione con un'età minore di pensione rispetto a quella che prevedeva la legge Maroni che tanto ha parlato. In queste settimane noi abbiamo assistito ad un parlare sull'accordo del 23 luglio, forse troppo in ragione dello scalone Maroni, come se quello fosse soltanto uno dei contenuti, fosse il contenuto principale dell'accordo. Ripeto, ci sono tanti punti importanti che sono stati fissati in questo accordo. Abbiamo detto che una parte riguardano i pensionati in essere, per i pensionati che dovranno approcciarsi all'età pensionistica, e per questa ad esempio è stata allargata la platea dei lavori usuranti, significa che quindi quei lavoratori che oggi svolgono attività in settori particolarmente faticosi possono andare in pensione con un'età inferiore a quella fissata. Quindi ci sono una serie di convenienze, è importante che l'accordo passi, è importante che tanti lavoratori, tanti pensionati si recano nelle sedi di CGIL, CISL e GUIL per dire sì a questo referendum, perché dicendo sì a questo accordo poi il governo manterrà fermi questi impegni e quindi trasformerà, perché l'accordo ha bisogno di essere trasformato in legge, quindi trasformerà in impegni concreti quanto è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali. Va bene, dottoressa Iannello, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, per le delucidazioni che ci ha fornite. Invitiamo tutti gli amici del web a votare sì al referendum. Grazie a voi, li invitiamo tutti.